Eccomi qua ragazzi, bentornati qua in questa 51esima puntata della serie North Frisian. Allora, io qui intanto sono tornato nell'azienda che produce tessuti perché avevo un sacco di lana da portare, dato che non me ne facevo niente a casa. Quindi ho approfittato appunto per rimettere in moto anche questa azienda qua, ma anche perché sono vicino a quella che produce quello che mi serviva da vendere ancora nella scorsa puntata, che poi, come sapete, ho avuto quel problema lì di aver sbagliato a dare gli elementi, quindi tutti quanti i prodotti che servivano per poter iniziare la produzione di cos'era: yogurt, formaggio, gelato e l'altro mi ricordo cos'è, anzi il burro, ecco. Quindi praticamente ho avuto un ritardo nella produzione. Adesso vado a vedere un attimino come sono messi. Da quello che ricordo l'azienda era quasi piena, praticamente gli spazi erano 4 su 5 se non ricordo male. E quindi adesso ne approfitto per andare a prendere tutto quanto questa roba qua e a venderla in vari punti in modo da poter prendere un po' di soldi e fare degli acquisti molto importanti che riguarderanno due cose. Una è piccolina, l'altra invece è una cosa abbastanza grande, quindi ho bisogno anche di vedere un attimo come fare il tutto, ecco. Intanto qua sono praticamente arrivato. Intanto vi dico che, vabbè, qualcuno di voi lo saprà già, pensiamo già parte di voi. Ma ho una pagina Instagram che sarebbe bulldiri-official. In descrizione trovate anche il link per poter accedere e seguirmi. Mi raccomando, fatelo perché è molto importante. Infatti vi ho comunicato che questa serie qua, diciamo, verrà messa leggermente da parte perché non ho molte cose da fare, quindi per evitare di farci puntate forzate, allora voglio dire di lasciarla un attimo da parte. In caso mi vengano delle idee, le farò qui, le farò subitissimo. In caso non ci sia altro da fare, passerò alla serie usa e getta in maniera più, diciamo, intensa, nel senso che farò più puntate su quello e meno su questa. Oppure solamente su quella e questa qua la accantonerò per un attimo, ecco. Quindi diciamo che tocca far così perché sennò non ho idee, non è utile star lì a fare una puntata in cui non faccio nulla più assoluto, oppure faccio cose ripetitive, cose insensate, ecco. Tanto qua vediamo che allora, qui abbiamo, diciamo, 1000 litri di... Ok, gelato, bello, non mi dispiace. Ah, perché c'è scritto in russo? Vabbè, tocca, vedo che stanno producendo un pochettino. Siamo un po' a corto di... non so cosa sia il milk. Madonna, che casino, devo sempre un po' di cose, perché altrimenti faccio sempre confusione, mi fuori che magari porto roba che non serve. Tocca, vedo, sono a metà, anzi più di metà, quindi siamo a posto. Qui c'è il formaggio, ok, qui invece abbiamo, ok, burro. E lì in fondo penso ci sia, cos'era, il yogurt. Sì, ok, perfetto. Quindi sono 4 bancali più uno quasi pieno. Potrei anche aspettare sinceramente, però non ho voglia di farlo. Quindi vado subitissimo intanto a vendere quelli che valgono di più, che sono, vediamo subitissimo. Adesso penso qua in fondo, ok, c'è lo yogurt che vale 1059, poi abbiamo 1389. Allora direi di fare 1100. Vediamo se c'è il prezzo più alto, è questo qua, 1470. Casomai vendo quello che vale di più, ad esempio questo qua c'è il Grietei Dandel. Vendo yogurt e gelato, mentre poi vado a vendere il formaggio. E manca una cosa, manca il burro che invece è... Però fosse qua, avevo dato un'occhiata ai prezzi, un attimo dove cavolo portare la roba. Era qua da qualche parte, forse un po' più avanti. Qua, aspetta che mi sono un po' perso. Vedo che però c'è yogurt anche qua, ce ne sono due, solo che bisogna stare attenti perché sono altre fabbriche quelle. No, questo qua mi sa che non è quello, questo invece è il formaggio, burro. Ah, eccolo qua, scusate, il burro è questo. Bestia, 1927 al Molcherei. C'è qualcosa che posso vendere magari lì? Sì, ci sarebbe... No, il Molcherei. Vediamo, 1927. No, non c'è altro, quindi vabbè. Intanto vado a vendere i due prodotti questi qua. Quindi cos'era? C'è anche il formaggio spammabile qua, vedo. Aspetta. Era questo, lo yogurt, sì, insieme al gelato. Quindi questo qua è gelato. Ok, carichiamo su tutto quanto in maniera molto wifi. Faccio non caricare magari il formaggio per sbaglio. Buon, perfetto. 4 e poi il gelato invece. No, il yogurt, scusate, è dall'altra parte. Vado subitissimo. Guarda che bella Mercedes. Sì, è un po' vecchiotto, ma comunque non è male. Non mi dispiace come macchina. Vado
Perfetto, adesso facciamo così. Rilanciamo, mettiamo i nastri qua. E vado subitissimo a portare tutto quanto appunto al Enzer Far. Insomma, quello là. Che ha. No, aspetta, dove cavolo è? Io sono qua sopra. E robo qua dov'è? No, cos'era che devo vendere prima? Sì. Getrain Dandel. Ah, Getrain Dandel. Questo qua praticamente. Vabbè, bene, bene, bene. È abbastanza vicino, dai. Dopodiché ci vediamo per vendere anche il resto dei prodotti e poi andiamo a fare degli acquisti, appunto. Ok, bene, io qui intanto sono andato a vendere l'ultimo prodotto, cioè il formaggio, che sinceramente è venduto all'Aldi visto che è un negozio che ha un po' di tutto, anche generi alimentari, quindi boh, io sono andato solamente dove c'era il miglior prezzo, ecco. Anzi, in teoria neanche accettavano lì il formaggio. Ma non importa. Peccato, però poteva essere una cosa, diciamo, un po' più realistica, ma vabbè. Intanto ho messo anche gli operai a coltivare il campo 15, l'uno l'ho già fatto, non perché dovessi seminare colture come ad esempio girasoli o mais, ma perché semplicemente c'era liquame e volevo essere un po' più realistico e quindi sotterrarlo per fare in modo che poi potesse seminare tutto quanto in maniera, diciamo, più tranquilla, ecco. Anche se sono da sodo, quindi andrebbero senza problemi. Intanto qua non so quanto ho fatto, ma comunque sono andato a 350.000 euro. Di cui solamente vendita dei prodotti che sono stati fatti dalla fabbrica ho fatto 90.000 euro, quasi 100.000 un altro po', e ho fatto solamente 4 bancali per tipo, quindi se avessi fatto 5-5-5 forse potevo fare anche sui 150.000 euro, ma chi lo sa. Intanto io qua sono vicino a casa, quindi proprio capita a fagiolo questa occasione qua per andare a prendere il Magnum, che è stato l'ultimo acquisto e l'ho usato un pochino, a dire che non è male, anche se però c'è un problema. Con la botte Samson, quando voi l'attaccate e andate in giro, tende un attimino a slittare, quindi se fate le curva troppo, diciamo, di cattiveria, quindi stressate di colpo, il mezzo perde il controllo e va in testa a coda, quindi il timone è un po' troppo basso, anzi forse no, troppo alto, e quindi le ruote dietro tendono ad essere un attimino sollevate e non fa trazione bene, quindi mi ritrovo col trattore che sgomma ogni tanto. Adesso qua intanto voglio andare a cambiare la Horsch perché semplicemente è troppo piccolina. Ho già messo il John con l'Amazon, quindi potrò iniziare subitissimo a seminare il triticale, che è una nuova coltura che voglio fare, visto che ho l'occasione. Vorrei fare un po' di trinciato, visto che, ok, ho ancora un milioncino di litri al biogas, però vorrei fare il trinciato un po' più fresco, ecco, e soprattutto anche con una coltura più reale, ecco. Mais, ok, sì, va bene, però oltre triticale lo sfrutto per quello anche. Farò tutti quanti i campi, visto che alla fine è una coltura che è più piccola del mais, come diciamo, come dimensioni, ecco. Quindi dovrò fare più campi per fare magari lo stesso prodotto, ecco. Vediamo subitissimo di parcheggiare qua la sentice all'interno, ma devo poterla vendere subitissimo. Questa qui è ancora quella che avevo nella serie Felsbrun, quindi resterà poco ormai della vecchia, dei vecchi mezzi, del vecchio parco macchine, ecco. Vado solamente il Massey Ferguson, il telescopico, e basta, non c'è altro. Resto, vabbè, il camion, ma quello è diverso la cosa. No, non voglio, ma no, oh cacchio, aspetta che mi prende e vorrei evitare di vendere per sbaglio il Magnum. Guarda che lo tiro fuori. Il trattore intendo, non pensate male, ok? Non fate le persone perverse. Boh, vendiamo lei, quindi addio compagna di avventura, è stata veramente fedele, ma ormai si è troppo piccola per questi campi qua. Vendiamola e voilà, 31.000 euro, neanche tanto male, dai. Adesso volevo prendere una semitrice che fosse 12 metri o giù di lì, ma purtroppo non ho trovato niente, o meglio ci sarebbe, sì. E sarebbe la Lemken. Non mi ricordo come si chiama, è la Solitaire 12, 12 metri, ok, potrebbe andare bene, però purtroppo non ha la funzione di coltivazione, quindi sarei obbligato a coltivare i campi. In questo caso qua l'ho fatto per sistemare un attimino la questione di liquami, però se dovessi farlo ogni volta diventerebbe una rottura di scatole, anche perché ne ho una da 15 metri, quindi non sarebbe tanto una cosa fattibile, piuttosto ne prenderei un'altra uguale. E infatti è ciò che voglio fare, in modo da poter avere una semetrice buona e seria. Purtroppo qui sì, avrei anche questa. Quasi quasi, al posto di prendere la Lemke, no, la Condor 15, potrei prendere magari queste qua. Ok, poi questa no, perché purtroppo non mi fa coltivare i campi mentre semino.
Questa qua sì, però diciamo che... Oddio, come lunghezza ci siamo, perché alla fine anche l'altra è bella lunga. Costerebbe 170.000 euro, quindi non so se riesce altri soldi per fare un'altra roba, ma comunque... Vabbè, dai, prendiamola, tanto... Acquisto più, acquisto meno, bene o male le lunghezze sono quelle, l'altra è un pochettino più scomoda perché è un po' snodata, ma vabbè, dai. Che poi si intona anche col case, vedete, rosso con rosso, quindi lei ci può anche stare, dai. Guardate che bestia. È anche faticoso a tirare avanti perché ha tutte quante le zappe qua, quindi è una sentenza che richiede i cavallini, ma io ho lui, quindi sono a posto, non è un problema. Adesso il problema è che purtroppo il crash ormai è diventato inutile, perché ha un 270 cavalli. Beh, oddio, casomai potrei fare cambio con il giorno ogni tanto, anche se però anche lì è un po' vecchiotto. Tanto lo tengo lì in mare per altre cose, va sempre bene in mare per liquamare altre cose, quindi non è da buttare, poverino. Oddio, buttare, vendere più che buttare, perché no, non spreco mai niente. Ecco, tipo le balle lì devo ancora sistemarle, me ne dimenticherò sempre fino alla fine di questa serie qua. Adesso vado un attimo a recuperare i sacchi che avevo scaricato a casa. Quindi adesso vediamo subitissimo di aprire qua il portellone. Oh, che figo, bello, mi piace. Bello. Carichiamo fertilizzante qua. Quanti litri sono? Di capacità, neanche l'ho visto. Io ho preso subitissimo. Ah, 10.000 in totale mi pareva che fosse, sì. Ok, bene, eccomi qua arrivato in campo. Ho messo intanto il JCB e il Fendt a coltivare il campo 21, così intanto loro si prendono avanti e io poi posso tranquillamente seminare. Sì, ok, non sarebbe necessario, però vabbè, l'ho detto prima che volevo farlo appunto per essere un po' più realistico. Come potete ben vedere, il campo è carente di azoto, anche se ho buttato un sacco di liquame. Ma purtroppo niente, mentre sul campo, cos'era, sempre sul 21, sì, stranamente è tutto quanto perfetto, anzi è anche troppo, vedete? Non so perché questo terreno qua, l'1 e il 15 hanno problemi, mentre il 21 è perfetto. Vedete che magari dipende dalla cultura, non so, cioè, se magari in realtà solitamente una cultura soffre più dell'altra, ad esempio c'è il pietole e anche il mais, mi pare. E forse anche girasoli che assorbono tanto nutrimento dei campi, mentre in questo caso qua pare che c'è... Cioè, e al contrario, qui ho seminato colza sull'1, mentre qui avevo seminato o orzo o frumento, adesso non mi ricordo più. Orzo. Ecco, e stranamente sti campi qua sono messi male. Ma, vabbè, intanto vediamo se riesco con questa passata qua di concime e seminare, triticarle, vediamo se riusciamo ad avere un parametro abbastanza decente. Hola, ecco qua. Guarda che bello. Speriamo sia abbastanza, diciamo, agile nei movimenti. Oh, vedete, tutto perfetto adesso. Ho portato un cime diverso. Perfetto. Bene, faremo una mega produzione di triticale che poi andrà a essere trinciato, dato che voglio fare un po' di scorta al biogas anche. Ed eccola qua, finalmente in campo. 12 metri, quindi non è che tanto male, dai. Sì, forse un po' ingombrante, è vero, però mi pare che sia un po' più corta rispetto all'altra. La Condor è tanto tanto più lunga, mi sa. Tanto mettiamolo per aria, dopodiché vedo di passare a... No, volevo... Aspetta un attimo, cambio schermata. Passiamo al John. E... No, ok, non... lunghezza mi sembra simile, non mi pare tanto diversa. Casomai dopo vedo di fare una prova. Boh, intanto qua mettiamo anche lui. E iniziamo a seminare triticale sia qui, sul campo a fianco, e anche al campo di là. Devo fare una mega produzione, quindi ho bisogno di tutti quanti i campi impegnati. Oh, bene, qui intanto manca poco alla fine della semina del campo Q... no, 21, questo qua, sì, ok, ce l'ho azzeccato, andato con fondo 15 e 21, un disastro. E quindi lascio il compito qua, John, visto che ormai vedete che manca uno sputo, tanto che vedo che mi prende il comando, anche forse perché premo per vari due tasti insieme, sono un pirla. Torno a casa, porto il case a lavare, dato che potete ben vedere è bello sporco, e vado a falciare un po' di erba perché mi serve del fieno. Potevo farlo prima? Sì, peccato che mi sono dimenticato di questa cosa qua, mi sono messo a fare altro e sono un pirla anche in questo caso qua, quindi adesso vado subitissimo a prendere il classico che ho già preparato e vado a falciare, ma non tutto quanto il campo al momento perché mi serve una zona, quindi taglierò per prima quella là che mi serve, perché devo posizionare una cosa abbastanza grande e quindi ho bisogno di un bel po' di spazio, dato che mi sono incastrato. E anche perché appunto posizionando questa roba qua poi andrò a togliere erba. E la cosa mi dispiace perché mi servirebbe visto che sono un po' scarso. Quindi adesso vado subitissimo a falciare quella zona lì, dopodiché farò il resto per conto mio. Sì, intanto ho fatto un leggero mucchio di paglia perché mi serve per necessità. Metti caso che poi mi serve paglia sfusa per gli animali. Però
Vado direttamente lì, faccio un carrettino e sono a posto. Sì, sono anche letteralmente nella merda. Una quantità spropositata, veramente non so che cavolo farmene ormai. Oddio, forse butterò sui camici, perché è una cosa molto utile. Tanto qua ti spiego tutto. Più o meno farò da questa parte qua, forse anche un po' più in là, e fino al fosso lì, quindi una bella area. E dopodiché il resto, come detto prima, lo farò per cavoli miei, dato che alla fine è una cosa che devo fare velocemente, visto che devo posizionare un edificio. Oddio, un edificio è una cosa abbastanza grandina, più che un edificio. E dopodiché faremo tutto quanto il resto nella prossima puntata, quindi ho trovato qualcosa da fare di bello. Evviva! Bene, ok, fine raccolto, adesso posso andare finalmente a piazzare la mega serra. Potete ben vedere, ho falciato un bel po' perché è una serra abbastanza grandina, se la faccio vedere immediatamente. Ed eccola qua. Potete ben vedere, è gigantesca e la volevo mettere appunto in questo modo, quindi in orizzontale, non così, ma dirata in altro senso. Questo perché semplicemente volevo fare in modo che fosse in linea con il resto, nel senso che non volevo mettere una serra, magari che ne so, qui o lì, insomma, volevo fare in modo che fosse tutto quanto collegato in modo da poterci girare tranquillamente senza tanti problemi. Devo rimetterla un attimino dritta in modo che venga fuori abbastanza allineata con il resto. Vediamo se riesco a trovare un modo per farla dritta. Tipo qua potrebbe andare bene. A vedere, è dritta. La piazzo magari qua così, in modo che sia accessibile anche attorno. Non così perché sennò poi diventa un problema andarci dentro col camion, quindi qua. Facciamo vedere in modo da poter anche lasciare un po' di spazio. Direi che così può anche starci, ma forse qua. Ok. Sì, può andare bene. Qua ci passo con il camion tranquillamente. Giro per di qua e sono a posto, ok. Adesso andate ben vedere, ho pochi soldi, quindi mi conviene fermarmi qua, anche perché poi il video durerebbe anche troppo. Prossima puntata vediamo di sistemare tutta quanta la zona, quindi prenderci cura un po' del piazzale e di tante altre cose. E poi andrò anche a metterle in funzione, con tutte quante le varie spiegazioni su cosa gli serve, il perché, eccetera, eccetera. E poi inizierò a trinciare il triticale. Detto questo, spero vi sia piaciuta questa puntata qua. Scusate se non è stata proprio tanto produttiva, ma per me è stata una lunga puntata in cui ho fatto un sacco di cose. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete magari che porti qualcos'altro, visto che oltre alle cose che ho detto prima non saprei che altro fare al momento. Poi non so, magari in un'altra puntata prossima viene qualcos'altro, mentre la mia testa è vuota, quindi vediamo. Ma comunque, se volete suggerirmi, io sono qua a disposizione vostra per ascoltare i vostri suggerimenti e poi vedere cosa posso fare, ecco. Detto questo, in un prossimo video mi raccomando, fate i bravi, buon studio, buona scuola, buon tutto, alla prossima, ciao ciao!